quindi c'è una villa di fuori, mi affrega un coccolone alla romana. Sono molto contento del successo del film. Simone ha lavorato in questo film veramente mettendoci il cuore, l'anima, così come gli altri attori. E noi vi vogliamo dare un saluto anche da parte degli altri attori. Ragazzi, allora Raul sta arrivando, credo che tra un quarto d'ora al massimo sei, lo so, auto del traffico, che noi venivamo da Roma, Raul aveva un'altra destinazione, Palermo, Milano, Milano, Palermo, ci siamo divisi. Allora, vi voglio portare i saluti di tanti attori, Romina Mondello qui con voi con il cuore, la Gabriella Pension e Ricky Mentris che è molto amico di Simone e praticamente ha parlato con Simone, ha detto che non poteva venire perché oggi ci dava fino a tardi, fino a mezzanotte e quindi non ce l'avrebbe fatta. Altri attori, Giancarlo Giannini, che è a Milano, anche lui sta lavorando, va bene, perché il lavoro va tutto bene. E poi, una cosa importante, questo film è un film che ha avuto un senso, proprio perché abbiamo lavorato con il massimo della forza, delle possibilità, del... Simone devo dire che ha fatto un ruolo prestigioso, ci ha messo l'anima. Bravo, Claudio! Se volete farci qualche domanda mentre aspettiamo Raul che sta in arrivo. E basta con Raul perché lui è più bello! Eppure più giovane! Che domanda Simone? Sì. Io a questo punto vi parlo della mia esperienza, cioè io non ho fatto il primo perché ero piccolo, siccome servivano forze nuove, spalle larghe per questo ulteriore viaggio mi hanno chiamato e ringraziando Dio sono riuscito a far parte di questo progetto. E per quello che mi riguarda ci ho messo il cuore per tanti motivi, innanzitutto per Claudio perché è una persona stupenda, un grandissimo regista ed è l'unico che poteva fare questo film. E poi noi abbiamo accettato l'un l'altro di partecipare a questa operazione soprattutto perché ci lega tra noi un'amicizia forte, insomma tra me e Ricky c'è un'amicizia che viene da lontano. E lo stesso tra me e Raul, insomma io conosco Enrico da 12 anni, noi abbiamo fatto Ultimo 12 anni fa insieme, Ultimo 2, poi con Enrico abbiamo iniziato Distretto e per 7 anni abbiamo lavorato insieme. E Giannini per esempio è stato il mio tutor, perché io ho iniziato la mia prima esperienza in televisione con lui e mi ritrovo a farne... al cinema lo stesso, la prima esperienza sempre con lui e spero che porti fortuna anche stavolta e vinti i risultati che sia stato proprio così. Quello che ci ha spinto a fare questo film sono stati soprattutto i sentimenti e questi sentimenti sicuramente usciranno, li vedrete questa sera. E che altro dire, vi posso raccontare a barzelletta, io ho finito. Romina, mi senti? Romina Mondello, vi dà un saluto dal cellulare. Allora, Romina. Siamo a Napoli. E sono i ragazzi di Afragola, si dice Afragola.
Romina, la sala è piena, mi senti? Manda un saluto a questi ragazzi, dai. Ragazzi, fate qualche domanda così per passare questi 5 minuti, Raul davvero sta arrivando. E io vengo da Roma, ma mi hanno buttato qui dentro un posto di un'arena di leoni, anzi, è un'emozione grandissima, però anch'io sto in difficoltà, non so che raccontarvi. Se mi fate qualche domanda io ci sono e proverò a rispondervi. Esperienza sua personale, facendo questo film, hai provato qualche emozione? Sì, l'ho appena raccontato, a parte il fatto di aver esordito al cinema per la prima volta insieme a questo calcio di attori così bravi, ho detto a noi ci ha legato e continua a legarci questa grande amicizia e quindi sul set siamo stati uno a disposizione dell'altro, non c'è stata la voglia di rubare la battuta al collega, ma bensì di cedersela e questa energia ci ha portato a remare tutti verso la stessa direzione e questo ci ha permesso di creare un film come questo, un film basato sui sentimenti ma anche sull'azione, poi una cosa molto importante che vorrei dire e che le scene d'azione le abbiamo girate noi direttamente, supportate da un team di acrobati, di stuntman, molto bravi, nostri amici anche quelli, quindi ci siamo cimentati anche in scene molto importanti, difficili, dove abbiamo messo a rischio anche la nostra incolumità. E comunque c'era l'assicurazione, succedeva qualcosa, ma c'è un'esattrice al telefono. Aspetta, pronto? Colui da quale ha scritto la sceneggiatura? Colui da quale? Colui da quale? Parla! Parla ancora! Adesso provo un collegamento con Raul Bova. Bravo. Che ne arrivo. Sarà dura. Scusate ragazzi, ma siamo un attimo interrinati. Vediamo un po'. Ci provo. Ma l'avete visto il primo Palermo Milano sulla strada? Ed è piaciuto! E ho fatto morire quello! Ma che domanda sul primo, no? Per entrare a finire. È piaciuto? La differenza tra